E alla fine le persone che partecipano a queste iniziative sembrano sempre molto poche, questo fa capire un po' la dimensione di quella che è il nostro popolo. Noi siamo sono Danilo Civitessi, rappresento il Fronte Romano Riscatto Popolare, che è un movimento senza nessuna preclusione, aperto a tutti, senza preclusioni politiche, perché ci piace affrontare i problemi sociali, civili, oppure ognuno lo può definire come vuole, unendoci e non dividendoci per quelle che sono le differenti visioni, magari né politiche oppure di pensiero. Dicevo, noi siamo un movimento aperto a tutti, lo ripeto, senza preclusioni, l'unica preclusione che portiamo avanti è contro quel pensiero che ormai sembra regnare sovrano in Italia, che è quello appunto dove le persone devono crescere secondo una mentalità per la quale non si può mai cambiare niente, per la quale è inutile fare iniziative, per la quale è inutile parlare, per la quale è inutile impegnarsi per i problemi sociali, mentre poi credo che ognuno di noi trovi al di fuori della propria porta di casa un paese che sta totalmente sprofondando per la tristezza che c'è a livello sia di rapporti sociali che di problemi che si susseguono. E noi abbiamo, un attimo per presentare chi siamo un gruppo di ragazzi che si sono uniti e piuttosto magari di parlare di alcuni argomenti solo superficiali, cercano di impegnarsi per migliorare tante cose della nostra città e poi magari un giorno lo vorremmo fare anche per la nostra nazione, a cui sicuramente teniamo. Abbiamo all'attivo già un paio di iniziative che sono state intorno a ottobre, un presidio contro il degrado alfabetico, già ne si è dato un po' di volantino così per capire quello che abbiamo già fatto. E poi è seguita a marzo, il 26 se non erro, una manifestazione a Piazza del Popolo contro tutto il degrado del complesso del Foritatico. E questo è una cosa che ci tengo a sottolineare proprio perché noi abbiamo puntato l'indice su questo problema per cercare di far capire che soprattutto in questo contesto dove magari la gente continua a dividersi, abbiamo cercato di tutelare un patrimonio, un monumento che è stato avuto durante un periodo storico che comunque poi di fatto ha diviso il nostro popolo. Però ovviamente noi siamo contro quella che è la distruzione di tutti i patrimoni, perché uno può essere anche non d'accordo con un periodo storico, però patrimoni e monumenti nazionali fanno comunque parte della storia della nostra nazione. È come magari fare un parallelo, un paragone per il quale dire che magari noi non siamo d'accordo con la politica di antica Roma perché c'erano gli schiavi, magari facciamo buttare giù il Colosseo, insomma. Comunque il Colosseo rimane un patrimonio nostro e qualora va in distruzione comunque da tutelare. Questo è un piccolo esempio. E niente, abbiamo organizzato questa iniziativa sul quartiere, perché io, vabbè, mi conosce da un'attività qua in zona e ho notato molti dei problemi di questa zona, di questo quartiere e anche delle vie, diciamo, limitrofe, a cominciare dal degrado che regna sovrano ovunque e soprattutto in un aspetto che secondo me rimane un aspetto molto vergognoso se noi vogliamo comunque definirci un paese civile, perché c'è qualcuno che vorrebbe che noi dovremmo essere un paese civile, è quello appunto della prostituzione. Quindi abbiamo organizzato questa conferenza. Vedete la partecipazione copiosa appunto del popolo per un aspetto che secondo noi è importantissimo e ci fa comunque magari un pochino più male vedere che magari la partecipazione è poca anche a livello femminile perché pensiamo che soprattutto le donne dovrebbero essere istintivamente solidali verso altre donne che magari sono vessate sia psicologicamente che a livello di violenze fisiche e costrette alla prostituzione per far arricchire qualcuno che con magari la prepotenza fisica o le varie violenze riesce ad imporre questa attività che comunque è un'attività illegale. Come al solito nel nostro paese tutti quei problemi che si vanno a affrontare sembrano problemi irrisolvibili. Tutti i problemi che negli altri paesi si possono risolvere, vengono fatte leggi e vengono applicate. Puntualmente nel nostro paese ovviamente tutto questo sembra qualcosa di inarrivabile, irrisolvibile, che alla fine crea una vera e propria mentalità all'interno del popolo, che è un popolo ormai rassegnato, perché noi ci siamo impegnati in molti volantinaggi sul tema per sensibilizzare appunto il quartiere, prima con una raccolta di fondi, che è stata una cosa anche abbastanza strategica, nel senso che abbiamo pensato, quei ragazzi poi del direttivo che compongono il nostro movimento, di recarci per le vie del quartiere, qui c'è cioè, la signora Patrizia comunque magari testimone anche di questo.
e chiedendo dei piccoli fondi che ci servivano poi alla realizzazione dei volantini e della manifestazione che faremo quest'altro sabato, e quindi nello stesso tempo far partecipare le persone attivamente a questo problema. Il volantinaggio è stato abbastanza duro perché appunto per quella mentalità che ormai sembra andare molto di moda, gli italiani sembra non siano attenti e soprattutto non siano sensibili a quelli che poi sono i problemi della loro società, come se loro vivessero in un'altra società, mentre qualsiasi concetto sociale costruttivo si basa dal punto di vista che alla fine gli altri siamo noi, e quindi un problema che noi vogliamo non vedere è in realtà un problema che viviamo tutti i giorni. Da Ponte Marconi in poi, nonostante alcune ordinanze che questa giunta ha comunque adottato, la prostituzione continua tutte le sere dalle 11 in poi, e questo è un problema non solo di degrado e comunque di mal costume, perché credo che vedere ragazze di 14, 15 anni, 16, ma anche fossero di 30, nude in mezzo alla strada, non sia un bello spettacolo per chiunque abbia lucido, voglia passeggiare sotto casa o piuttosto andare a prendere un gelato, o comunque magari affacciarsi dalla finestra e dover vedere persone che consumano atti sessuali con queste prostitute davanti a casa, quindi insomma credo che questo già sia una cosa molto triste. Poi aumenta la tristezza e la malinconia a vedere che queste persone sono, come dicevo prima, costrette a livello di violenze che subiscono a esercitare questa che qualcuno definisce una professione, e quindi questo è un altro aspetto molto triste. Infatti noi abbiamo intitolato questa conferenza "Se fosse tua figlia", proprio per cercare di, anche se non credo che ce ne sarebbe bisogno, di sensibilizzare e colpire magari un pochino a fondo le coscienze delle persone sul fatto che se ognuno di noi, la propria figlia, non so, la sorella, una conoscente, fosse presa e costretta a prostituirsi, non credo che noi saremmo così contenti o entusiasti. Il problema è un altro, che noi purtroppo da una trentina d'anni, perché io sono comunque un ragazzo, non sono molto anziano, e da una trentina d'anni a questa parte ho visto che nel mio paese ci sono delle mentalità che sembrano molto, che vengono sventolate tranquillamente anche a livello ironico, perché per esempio magari fa parte della cultura proprio giovanile il fatto che magari i ragazzi possano sottovalutare quanto sia triste anche per scherzare, andare in giro e magari scherzare con le prostitute, che sono cose che purtroppo molti di noi, io no, però dico molti di noi comunque hanno fatto e l'hanno vista anche come un divertimento forse innocuo, proprio perché non si va oltre, non si riesce a capire quello che c'è dietro. Io non riuscirò mai ad andare a scherzare con una prostituta in mezzo alla strada sapendo che questa è una persona che è sfruttata, sapendo che è una persona che magari sta lontano dalla propria casa e che magari i suoi genitori non sanno neanche quello che sta facendo e quello che deve subire in un altro paese. Questo al di là di ogni nazionalità, al di là di ogni razza, religione, perché noi puntiamo ai concetti. E questo è il concetto principale. Quindi il problema è proprio quello. Il problema è la crescita giovanile intorno a dei concetti che sembrano normali, che per noi, almeno per me, poi sicuramente per i ragazzi che fanno parte del nostro movimento, normali non sono. E quando parlo di questi concetti parlo sicuramente del concetto, che ne so, dell'accesso così tranquillo e superficiale alle droghe, che per noi rimangono un problema a livello sociale, perché rimaniamo sicuramente contro ogni droga, ma non per facili moralismi o perché vogliamo insegnare niente a nessuno. Perché partiamo da un concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è quello che se ognuno di noi può uscire per le strade e sapere tranquillamente dove recepire le droghe, questo significa che questo lo può sapere anche lo Stato. Quindi sicuramente lo Stato o chi sta in alto è molto più propenso a volere dei giovani che sono intenti a queste pratiche, a drogarsi, a sballarsi, a stare, se mi passate il termine, un po' stupiditi, piuttosto che impegnarsi per i mille problemi sociali. E quindi quella sarebbe la prima battaglia al sistema, se secondo noi la vera reazione a questo sistema è proprio non drogarsi, proprio perché magari questo sistema vuole i giovani drogati e stupiditi da qualche parte. E questo fa parte di quella mentalità di cui parlavo prima, perché oggi i giovani magari credono che drogarsi sia una cosa che vedono anche quasi normale, come se non è niente di che, e la sottovalutano molto. E questo poi ti porta a ragionare diversamente anche verso la prostituzione e verso tante altre situazioni. Quindi noi abbiamo organizzato questa conferenza che
come si dice, serve per sensibilizzare appunto il quartiere alla partecipazione familiare. Quindi io invito tutti magari a sabato prossimo all'iniziativa della manifestazione, se vi seguite questi. La manifestazione abbiamo organizzato, una manifestazione autorizzata dalla Questura, perché appunto noi ci riconosciamo nelle istituzioni a modo nostro, però ci riconosciamo, nel senso che ovviamente tutte le nostre iniziative chiediamo in prima battuta l'autorizzazione alla Questura e agli organi competenti, e ci hanno autorizzato, come dicevo, questa manifestazione che si svolgerà sabato prossimo in piazza Enrico Fermi, con inizio intorno alle 16.30 fino alle 20, e appunto questa manifestazione si intitola Basta prostituzione nelle nostre strade, e noi insomma come Fronte Romano Riscatto Popolare, insieme al partito, speriamo di parlare a nome del quartiere Marconi, ai residenti, ai commercianti, ai frequentatori, a tutti i cittadini, perché uno può sentire un problema della società anche non per forza essendo residente in quel posto, perché questo è un problema a priori e comunque di concetto. Noi parteciperemo a questa manifestazione con uno striscione nostro che sarà di protesta, e soprattutto abbiamo, visto che non verso i problemi, che sono i problemi civili quindi di tutti, abbiamo chiesto a eventuali gruppi che poi appoggeranno questa iniziativa di non partecipare con simbologie politiche, ma con l'unica bandiera che comunque ci identifica, che è quella del tricolore italiano, che sicuramente non siamo disposti a rinunciare a quella che è comunque per noi un simbolo, che deve essere un simbolo di unione verso appunto un popolo che comincia a rimettersi quegli spazi che forse non si è neanche reso conto di quanto si è precluso da solo, nel senso che alla fine poi siamo un popolo che si distingue molto per lamentarsi, però poi per non fare mai niente, quindi si ritrova poi, i cittadini si ritrovano poi ad affrontare i problemi sempre da soli, poiché quando si devono unire non si uniscono mai. E quindi questa, diciamo, è la nostra apertura mentale, perché all'interno del nostro movimento noi, come diciamo prima, accettiamo tutti, anche con ideologie diverse, però noi accettiamo quei tutti che vogliono parlare dei problemi, quindi non perdono tempo a dividersi tra la destra e la sinistra, che poi in realtà, quando alla fine neanche ci rappresentano molto, perché almeno noi, almeno io, poi noi abbiamo magari vari pensieri diversi all'interno del movimento nostro, però io non mi riconosco in nessun tipo di fazione politica attualmente esistente. Quindi questa manifestazione noi speriamo e vorremmo vedere le famiglie in mezzo alla strada, i residenti, perché sarà anche un'occasione per esprimere il nostro dissenso verso tutto quello che è il degrado della zona, a partire dalle condizioni delle strade, a partire dalle illuminazioni, per esempio in alcune vie, per esempio dove abita la signora Patrizia, dove io ho l'attività, che viene tutto insomma sempre la sera, credo che se una persona, non so, scippa una donna in mezzanotte, se ne accorgono la mattina alle 5 forse. Quindi, e questo può essere anche un'occasione importante per far vedere che alla fine, al di là di tutte quelle che sono le fazioni politiche esistenti e che si riconoscono in determinati partiti, il popolo è capace di unirsi, è capace di voler combattere contro quelle che sono delle cose chiaramente ingiuste. Perché vorrei ricordare a tutti che noi siamo uno di quei popoli più vessati a livello di pressione fiscale, e che però questa pressione fiscale, questa grande concentrazione e presenza dello Stato per quanto riguarda i tributi, le tasse che gravano su ogni famiglia, poi non si trasformano in servizi almeno accettabili, perché insomma vorrei sapere perché noi continuiamo ad avere strade vergognose, vorrei sapere perché appunto sotto gli occhi di tutti in vari punti di Roma, perché vorrei ricordare via Palmiro Togliatti, vorrei ricordare la Salaria, vorrei ricordare l'Aurelia, vorrei ricordare la Famiglia, vorrei ricordare la Ventina, la Gardiatina, che sono strade dove la prostituzione sta sotto gli occhi di tutti. Allora noi vogliamo cominciare a chiedere a questo Stato chi c'è dietro la prostituzione, perché non si muove nulla contro questo a livello attivo, e noi chiediamo attraverso questa manifestazione un vero e proprio servizio all'interno delle caserme, quindi degli organi preposti a livello istituzionale, che sia dedicato esclusivamente alla repressione del fenomeno della prostituzione, nel senso che spesso io mi sono confrontato con molti esponenti delle forze dell'ordine, e anche loro, perché in questo paese con chi parli, ognuno ha ragione, nel senso che le forze dell'ordine dicono che non hanno i mezzi e non hanno la struttura e non hanno la potenzialità
facilità per affrontare l'argomento. Quindi, secondo questa legge, loro vanno sul posto, identificano diciamo la prostituta, gli fanno un verbale, che poi un verbale che non serve a niente, perché comunque magari questa è una persona che non ha un documento, una persona che non ha un reddito, e quindi alla fine nessuno paga queste cose qua. Quindi noi chiediamo invece l'istituzione di un vero e proprio servizio che serva al prelevamento sul luogo delle prostitute, l'identificazione delle caserme. E questo già con un servizio dedicato minerebbe il mercato, perché non possiamo dimenticare che loro ovviamente stanno lì perché devono guadagnare. Se noi le prendiamo, le identifichiamo, tutta questa procedura magari toglie 2 o 3 ore, e quindi ovviamente mina il mercato. E se tutte le sere, per evitare poi il triste discorso che noi ci viene fatto in Italia su ogni argomento, perché noi se diciamo ok, le prostitute vanno tolte, ci dicono ma domani ci ristanno, benissimo, con servizio domani lo Stato va là e le ritoglie, e se ci stanno pure domani, il giorno dopo lo Stato va là e le ritoglie un'altra volta, perché vogliamo uno Stato che non sia presente sempre solo per le tasse, i bolli e per distruggere comunque la vita a livello fiscale delle persone e a livello economico delle persone, ma lo sia anche presente in una maniera determinata e forte contro tutti questi tipi di persone che vivono dell'illegalità sotto gli occhi di tutti. Perché vorrei sapere com'è possibile che se noi alle 5 di mattina, alle 4, vediamo quello che certo si chiama il pappone che viene a ritirare queste persone, com'è possibile che lo Stato non lo possa vedere se lo voglia vedere? Allora, quindi è ora che lo Stato dia delle risposte e le dia concrete, perché noi vogliamo uno Stato che sia forte con le persone che vivono di attività illegali e che faccia ritornare le persone che lavorano, le persone oneste, a essere le protagoniste indiscusse della società, che mandano avanti grazie alle loro tasse, ai loro contributi e al loro lavoro. Questa, diciamo, che è il pensiero della nostra iniziativa. Allora, io alle persone che stanno qui chiedo di cercare di partecipare a questa manifestazione, se vogliono, se vorranno, esclusivamente con tricolore alla mano, perché credo che insomma bisognerebbe pure ricominciare a vedere l'identità nazionale non come una cosa per forza negativa, perché l'identità nazionale credo che come in tutti i paesi è una cosa che unisce a livello positivo, lo deve essere anche qui in Italia. Purtroppo sappiamo che c'è chi non la pensa così, anche se ancora ci chiediamo continuamente il perché non riusciamo a capire il motivo. E l'unica cosa che noi chiediamo come impegno, perché noi ci stiamo impegnando molto per il quartiere, anche se poi magari le iniziative possono sembrare anche limitate, però già fare questo prevede un grosso impegno per, come dicevo, per fare il materiale, per portarlo in giro, e impegno che gente toglie al lavoro, al tempo libero, ma noi lo facciamo con grande senso di appartenenza e con grande voglia. Quindi noi chiediamo magari di riuscire a portare, che ne so, un familiare, come riuscire a portare degli amici, riuscire a portare delle persone, riuscire a portare anche i vicini di casa, per dire che è ora, insomma, di dire no a tutto questo, è ora di ricordarci che quelle persone potrebbero essere le nostre figlie, le nostre conoscenti, e credo che se uno ci riflette neanche troppo, alla fine penso che un senso un po' di tristezza ci venga anche abbastanza spontaneo. Questa è l'iniziativa che porteremo avanti sabato prossimo, e niente, credo che alla fine quello che dovevamo dire noi l'abbiamo detto. Se c'è qualcuno che magari vuole fare qualche domanda, vuole sapere qualcosa in più sulle nostre iniziative, su quello che sarà sabato, su quello che è, noi siamo qui pronti comunque a disposizione per diciamo rispondere a tutti quelli che sono magari eventuali quesiti. Grazie. No, così tutti insieme, perché poi non ce la posso fare. Dimmi Gianni. Sì, no, nel senso che giusto pure magari. Io ho capito. Sì, no, magari posso anche aggiungere che noi abbiamo avuto anche quelle reazioni un po' che mi fanno un po' ridere, perché almeno io personalmente, quando vedo dei ragazzi che si uniscono per parlare di alcune cose sociali, posso essere solamente contento, piuttosto che magari stare a parlare di altre cose. E magari c'è qualcuno che ci ha detto ma quindi voi che volete che ci sia
siano dei casi chiusi o no, certo è semplice. Noi non vogliamo che ci sia la prostituzione in mezzo alla strada. Personalmente trovo vergognoso che una donna debba vendere il suo corpo, perché la trovo come una cosa contro la dignità proprio della donna, perché mi piacerebbe che le donne siano inserite nella società per le loro capacità e alla pari, poi comunque, perché io poi non faccio distinzione tra uomini e donne, a me piace parlare delle persone, quindi però che una persona, quindi una donna o un uomo, in questo caso parliamo delle donne, soprattutto si possano inserire a livello sociale per le loro capacità, per quello che hanno studiato, per l'impegno, per i loro sacrifici, e siano comunque e trovino il loro compenso anche retributivo secondo quelle che sono le loro aspettative, dando un loro contributo alla società, perché comunque il lavoro per noi rimane un valore e sicuramente un contributo importante per il miglioramento della società. Certo è che se noi dobbiamo continuare a vedere, visto che qualcuno ci vuole per forza dire che comunque questo è il pensiero più antico del mondo, allora ci piacerebbe magari che invece di stare in mezzo alla strada ci fossero delle strutture dove ognuno poi, per me insomma, a casa può fare quello che vuole, quindi visto che noi sono anni che diciamo i media, la società in generale ci dà tassa a questo discorso dell'omosessualità, che sicuramente a noi non ci interessa, perché ognuno per me può andare comunque a livello sessuale con chi vuole dentro casa sua, non ci può interessare. Però allora è giusto pure che magari qualcuno, che visto che noi lo definiamo mestiere, se proprio invece di stare in mezzo alla strada siano delle strutture come in altri paesi, insomma, che hanno affrontato questo problema e l'hanno risolto sicuramente, quindi e le loro prestazioni siano tassate. L'unica preclusione che noi portiamo avanti, diciamo l'unico cavillo per cui io sono abbastanza schierato su questo, è il fatto che se una donna, che ne so, fa un percorso di studio o comunque si qualifica per una categoria lavorativa, per una professione, vi faccio un esempio stupido, paga il 20% di tasse sul suo lavoro, una che vende il suo corpo secondo me dovrebbe pagare un pochino di più. Questo solamente per riuscire a creare quel premio sempre per chi si impegna, insomma, nella vita, per chi magari ha studiato per una professione, perché insomma chi vende il suo corpo secondo me non può essere messo sullo stesso piano di chi magari ha studiato per arrivare a una posizione lavorativa. Quindi se lei che lavoro fa, mi scusi, no, lei non l'avevo donna, devo dire la verità, la signorina. Ah, per esempio la signorina nostra sta a Fiumicino, magari si sarà qualificata, non lo so, adesso io mi dico una cavolata, ma ecco, a posto. Quindi pagherà magari, che ne so, sul suo lavoro retribuito un 20%, adesso io dico cifre, magari non sono fedeli, un 20% di tasse, se la signorina avesse fatto quell'altro tipo di mestiere, io ne avrei fatto pagare sicuramente il 60%, perché comunque tendo a valutare molto di più una persona che si è qualificata in questa maniera che una che fa la prostituta. Scusate se magari sono un po' stretto, forse di mente, ma sono contento pure di esserlo, insomma. Questa è quindi l'eventuale proposta successiva. Però noi quello che chiediamo è un servizio dedicato contro la prostituzione, un servizio che sia proprio dedicato all'interno delle caserme, tra le forze dell'ordine, cosicché nessuno ci possa rispondere, ma tanto li pigliamo, tanto li facciamo il verbale, ma il giorno dopo stanno lì, capito? Con questo discorso sono 30 anni che questo paese è sprofondato, perché ogni argomento che tiriamo fuori non si può fare niente, non si può cambiare niente, sembra che noi siamo dei marziani. Invece noi siamo italiani e quello che ci piace di dire sempre è che noi camminiamo, lottiamo e saremo sempre schierati per un'Italia migliore. Questo è quello che portiamo avanti noi. Quindi io per adesso ringrazio tutti e spero di vedervi in molti alla manifestazione di sabato prossimo. Ricordo l'appuntamento, piazza Enrico Fermi, dalle ore 16:30 in poi, anche se noi dalle 16 saremo già lì con le forze dell'ordine per presentare tutte le situazioni, quindi la documentazione, tutte queste cose qua. Quindi niente, buon pomeriggio e ci vediamo sabato sera. Vuole rimanere un attimo dei nostri, che facciamo un attimo una riunione, già che ci stiamo.